La Fondazione Peripro cerca di coordinare l'attività di ricerca di tutte le reti oncologiche regionali italiane. Qual è la ricerca che devono affrontare queste reti? È la ricerca che riguarda i modelli organizzativi, è la ricerca che riguarda la raccolta dei dati di real world, che possono essere affiancati ai risultati delle sperimentazioni cliniche. Da ultimo, è la funzione molto importante nel contesto della ricerca, è quella di individuare i percorsi più adatti per i pazienti, perché essi possano raggiungere i luoghi dove le sperimentazioni cliniche vengano condotte. Però, se devo tornare sull'aspetto più specifico, è quello sui modelli organizzativi. Noi stiamo andando incontro a profondi cambiamenti nell'organizzazione dell'assistenza oncologica e questi cambiamenti devono essere sperimentati. Fondazione Peripro si rapporta in modo virtuoso alla società scientifica, ad AIOM, agli altri clinici, nell'ottica del team vince il gioco di squadra. Assolutamente, anzi, Peripro è proprio nata così, per mettere insieme le competenze e la voglia di lavorare delle reti oncologiche, ma senz'altro non in contrapposizione alle società scientifiche e in particolare ad AIOM, che svolge nel nostro paese un ruolo veramente molto importante per il coordinamento dell'attività in oncologia.